del Figlio e dello Spirito Santo. Novena ai Santi Medici Cosma e Damiano. O Santi nostri protettori Cosma e Damiano, per quella invitta costanza con cui tante fatiche sosteneste a pro dell'umanità, vi preghiamo di ottenerci da Dio una sola favilla di quella carità che ardeva nei vostri cuori per la salute spirituale e corporale degli uomini. De fate che dal vostro esempio guidati potessimo ottenere l'eterna ricompensa. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con cui superaste tutte le lusinghe del prefetto Lisia, quando cercava di indurvi a negare la fede di Gesù Cristo, e per quel coraggio che dimostraste predicando Dio persino nelle onde del mare, da dove, condannati a perire, ne usciste sani ed incolumi. Devi, preghiamo, ad ottenerci costanza a tollerare i mali di questo mondo, affinché, dalla grazia avvalorati, dietro le vostre orme potessimo godere Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Religione, Cosma e Damiano, per quella intrepidezza con cui non cessaste di lodare Dio anche tra le fiamme di un fuoco ardente, dal quale si degnava farvi uscire sani ed incolumi, come sani uscirono i tre fanciulli
dalla fornace di Babilonia. Vi supplichiamo di ottenerci da Dio la grazia di mantenerci illesi fra gli ardori delle malnate passioni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nell'atto di vedervi lapidati e per quell'allegrezza che provaste nel vedere che i sassi e le saette scagliate contro di voi si rivoltavano a ferire nemici di Dio. De, vi preghiamo, o nostri protettori, di esentarci dalle calunnie del mondo e da ogni altro male spirituale e corporale, affinché così esenti da ogni male verremo un giorno a ringraziare Dio lassù nel cielo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Da voi dimostrata, quando con la recisione del vostro capo meritaste la corona del trionfo, vi preghiamo di ispirarci pazienza nei nostri bisogni spirituali e temporali e di ottenerci la grazia della perseveranza finale. Voi, o nostri cari protettori, fateci sempre sentire i benefici effetti del vostro patrocinio e nel punto della nostra morte, da voi assistiti, spirando nel bacio del Signore, fate che veniamo a godervi per tutta l'eternità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
santi martiri, per l'ardente brama di godere Dio, vi sembravano soavi i tormenti, dolci le sofferenze e tarda la morte. Impetrateci la grazia di nient'altro pensare, di nient'altro desiderare e di nient'altro eseguire se non quello che ci può condurre a godere Dio insieme a voi nel Santo Paradiso. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santi martiri Cosme e Damiano, aiuto dei poveri infermi e pietosissimi protettori di tutti quelli che a voi ricorrono e in voi confidano. Io, quantunque indegno della vostra protezione e della vostra assistenza, mosso non di meno dalla vostra singolare pietà e carità verso gli infermi, genuflesso davanti a voi, vi eleggo oggi a miei particolari avvocati, pregandovi per quell'ardente amore di cui foste infiammati verso Gesù e verso le anime da Lui redenti, di volgere uno sguardo pietoso sopra di me e di assistermi con la vostra benevolissima protezione. Io tutto in voi mi abbandono e a voi tutto mi affido. Raccomando a voi quest'anima mia e la depongo nelle vostre mani. Se le presenti infermità sono necessarie a purgarla, voi, o santi martiri, purificatela da ogni macchia, allontanatela da ogni pericolo, ornatela di ogni virtù e fate infine che per vostra intercessione essa si salvi. Questa è la grazia per la quale non cesserò mai di pregarvi in tutto il tempo del viver mio. Sostenetemi pertanto nella mia debolezza, illuminatemi nella mia cecità, stendetemi le vostre mani pietose che mi guidino e mi reggano in ogni passo della mia vita e nel momento estremo della mia morte, onde venga a cantare per sempre le misericordie e i ringraziamenti dell'amabilissimo Redentore ed a voi. Santi martiri, miei valevolissimi avvocati. Amen.